Eccoci qua, buongiorno a tutti, siamo nella zona delle grotte di Frasassi in provincia di Ancona per fare questo weekend per Capodanno di escursioni nella zona delle grotte di Frasassi, nella zona del Monte Feltro. Adesso andiamo a vedere la Grotta del Vento, è una passeggiata a piedi. Siamo dal 29 al 1 gennaio a vedere questa zona qui nelle Marche. Venire dentro. Hai visto quelle dall'altra parte? Quella c'è. No, dov'è? Là, dietro a te. Ah. Aspetta. C'è un attimo una ripresa, mi sembra. Ancora non hai visto il meglio, però. Ce l'hai presente il meglio? Sì, no. Ce l'hai presente il tempio? Sì, ma è bello, è bello. Ma è bello perché me lo ricordo. Dal basso alla immensa sala, e negli anni successivi altre spedizioni porteranno poco alla volta alla scoperta di altre sale e di un complesso di grotte lungo oltre 18 chilometri. Un complesso che è diventato una delle più grandi attrattive turistiche delle Marche. E considerate che la Grotta del Vento di Frasassi è aperta al turismo dal 1974, accoglie dai 350.000 ai 400.000 visitatori l'anno. E da quel giorno, poi non così lontano, dal settembre del 1971, in cui era sembrata una semplice tana di volpe, è stata visitata da 12 milioni di persone. Ma se la Grotta del Vento è stata... All'interno della Grotta del Vento, questo molto bello, vicino a parte delle grotte di Frasassi, hanno allestito questo presepe in occasione del periodo natalizio. Non mi ricordo. Sì, no, dico non mi ricordo. Non mi ricordo quello. Grazie.
Non sapevo questi vetri.